Nell'anno del Giubileo della Misericordia non poteva che essere un Natale all'insegna di questo sentimento tanto caro a Papa Francesco. Misericordia verso chi non ha una casa, verso chi è solo e ai margini della società. Per questo la comunità di Sant'Egidio, anche per il 25 dicembre 2015, ha organizzato il pranzo di Natale per gli ultimi. È un pranzo per chi è solo, per chi è anziano o straniero, per chi attraversa un momento di difficoltà, ma anche per chi sente la necessità di rimboccarsi le maniche e dare una mano. Quest'anno per la prima volta un pranzo verrà fatto in chiesa, nella chiesa dell'Immacolata, proprio come segno straordinario di questo Natale della Misericordia. E in chiesa troveranno posto amici senza tetto, amici anziani soli, amici profughi e tante altre persone che si vogliono unire a noi. Perché se tanti hanno bisogno di essere aiutati, c'è anche il bisogno di aiutare. Bastano pochi gesti per dare un sorriso a chi arriverà nella chiesa dell'Immacolata di via Belzoni al portello. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di aiutarci e sostenere questi pranzi sia con delle donazioni, con degli aiuti concreti, con dei regali, ma sia con la presenza e la partecipazione di tutti.